Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi in sella, video nel casco, un po' diverso dal solito, se no non possiamo fare sempre consigli, tutorial e vattene a pesca. Due curve tocca pure farle. Quindi se queste nuvole ci graziano, il video di oggi vuole essere non un semplice motovlog, perché alla fine ce ne stanno migliaia e sono canali proprio che fanno solo quello, e quindi sicuramente intrattenimento ce n'è quanto ne vogliamo, ma colgo l'occasione per fare un giro con la piccola e chiacchierare un po' con voi per raccontarvi quelli che sono secondo me i tre pregi più grandi e i difetti più gravi di questa R1. E va bene, anche la camionetta dei carabinieri, un paio di ragazzi sono passati, però qui naturalmente c'è la linea continua, mezzo le curve, non è il caso di passarli così in seconda tirata, visto l'andatura qua ci possiamo prendere la residenza. Fuori uno, lui ce l'ha fatta, anche se ha un che di assurdo. Che fate quando è così? Che ve inventate? O ti fermi, prendi un caffè, o se no passi e incroci le dita che non ci sia uno che si fa girare il chicchero, come si dice, si stranisce e ti ferma. Vabbè, colgo l'occasione dell'andatura per anticiparvi che allora inizierò subito con i pregi, i tre più grandi pregi di questa moto, e nella seconda parte del video vedremo i tre più grandi peccati o difetti, insomma. Guardate se mi tocca fare tutto il video dietro a questi, eh. Chi è il morto? Stiamo seguendo un carro funebre? L'andatura è quella. Bravo. Bravo. Bene, ora passo io. No, ci sono le macchine maledette! A questo punto era perfetto per passare. Vabbè, passo qui, dopo la curva. Tanto basta che non supero la linea continua. Certo, se si tenessero a destra riuscirei a passare. Ecco qua, dai, qua si passa. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, yeah. Oh, allora iniziamo subito. Ora che siamo usciti un po' fuori dal casino di Roma. Che c'è qua? No, c'è della condensa. Maledetta. Va bene, dicevo, vediamo subito con il primo pregio, la prima cosa che mi ha sorpreso in positivo, insomma. È sicuramente la seduta, l'abitabilità che ha questa moto, nonostante una super sportiva. Semimanubri, carenate e tutto quanto, è molto abitabile, probabilmente dovuto al fatto che è del 2005, quindi è di un'annata, un po' di annate fa, e all'epoca le moto le facevano, anche queste sportive, con una seduta un po' più bassa, il manubrio un po' più lontano dalla sella, e quindi ha una posizione nettamente più comoda rispetto a quelle moderne. E per me, che sono abbastanza alto, non ho avuto problemi a trovarmi comodo anche facendo giri da 300, 400, 450 km, insomma d'estate fa buio alle 9, basta partire alle 9, eccolo lì che praticamente hai 12 ore, si può dire, di tempo per girare. Ora vediamo un po' se riesco a farvi vedere effettivamente come ci sto. Non si sentirà nulla perché mi sono levato il casco. Ora, dicevo, caffettino, pausa,
Vediamo come va il tempo, vediamo se riusciamo a raggiungere il lago di Corbara. Ci sono delle, un tratto con delle belle curve, sperando non siano umide, e ci vediamo un po' più avanti. Quindi il secondo pregio di questa R1 è il serbatoio. Ha un serbatoio perfetto, almeno io mi ci sono trovato benissimo. È delle dimensioni giuste, dell'altezza giusta, per cui quando faccio le curve riesco ad appoggiarmici volendo senza troppi problemi. Almeno altre moto che ho avuto modo di provare avevano tutte un serbatoio un po' più scomodo. Questa probabilmente sarà sempre dato dal primo pregio, da quello che abbiamo visto prima. Con le gambe riesco perfettamente a incastrarle nelle due nicchie ai lati, essendo abbastanza lungo come serbatoio, mi dà tranquillamente la possibilità di appunto appoggiarmi quando serve. Direi che fino al lago di Corbara non ci arriviamo. Peccato, era una bella strada. Mi sembra di aver fatto anche un video, un motovlog, uno dei primi video del canale. Ve lo lascio qui in alto a destra per recuperarvelo, per vedere insomma la strada che vi volevo far vedere oggi, ma che effettivamente, se non vogliamo prenderci la pioggia, non ce ne dobbiamo tornare indietro. Terzo pregio di questa R1, che ricordo essere il modello 2004-2006, è l'erogazione. Sono rimasto sorpreso di questa erogazione pulita, lineare. Certo, parte dai 5.000 più o meno, ma da lì in poi è un calcio continuo nel sedere, probabilmente merito anche delle 5 valvole per cilindro. Questo è l'ultimo modello a 20 valvole, che gli dà quel carattere in più. Oh, qua è bagnato. Bagnato. Scivola. Peccato. Su strada naturalmente è difficile sfruttare tutti i 13.500 giri, però il carattere si fa sentire già appunto dai 5-6.000. Se riesco a farvi sentire un po' il rombo, o almeno provo a farvi sentire quello che sento io da qui, perché è difficile con tutto il vento e le telecamere. Mi aiuto con questa session agganciata al mitico supporto di M3D, che ringrazio ancora una volta per questo supporto, è perfetto, grazie Alex. Io in genere tendo ad andare con un filo di gas, quinta, sesta e via, quindi mo scalo un po' subito con i grandi difetti di questa moto. Anzi, visto che mi sta venendo una certa fame e manca poco alla nostra trattoria, mangio un boccone e iniziamo a parlarne. Bene, abbiamo beccato un'altra macchina dei carabinieri.
pure la polizia, mannaggia, no? Ma com'è possibile? Perché pure l'acqua stiamo prendendo, lì c'è l'arcobaleno tra le altre cose. E questo ci porta al primo e più grande difetto di questa R1.